Dunque, effettivamente il motivo principale per cui sono qui è perché come psicologa e psicoterapeuta faccio parte dell'equipe di Aria. Permettetemi di aggiungere due parole su questo servizio. Perdonatemi il patriottismo, però effettivamente è un servizio al quale sento di appartenere in modo importante. Il servizio Aria effettivamente è un centro d'ascolto per adolescenti dai 14 ai 21 anni. A mio giudizio è un servizio che nella sua semplicità è unico nel suo genere. Io lavoro anche privatamente, quindi vedo ragazzi anche privatamente. È vero che in quel contesto, che sia di studio privato, che sia in passato nel servizio delle ASL, arrivano sempre ragazzi accompagnati da una famiglia. Solitamente sono famiglie che o sono molto preoccupate e quindi accompagnano il ragazzo che arriva più o meno volentieri, o sono abbastanza disperate e quindi portano una situazione in piena emergenza. Si tratta quindi sempre di situazioni nelle quali il ragazzo è accompagnato. Effettivamente però questo non è sempre possibile. Chiedo anche a voi di fare uno sforzo, ma veramente piccolo secondo me, di immaginazione per chiedervi un ragazzo adolescente che attraversa un periodo di difficoltà, di crisi, effettivamente cosa può fare? A chi si può rivolgere, secondo voi? Chi saranno le prime persone a cui chiede aiuto? Gli amici. Gli amici. Anch'io sono d'accordissimo. E quindi abbiamo gli amici. Ci sono situazioni nelle quali però effettivamente gli amici non riescono a dare una mano significativa a risolvere il momento di difficoltà. Ci sono situazioni in cui la rete amicale non è così efficace. Non è così presente, non è così sicura. Alcune cose agli amici magari non ho neanche voglia di dirle. Quindi se non chiediamo agli amici, che cosa facciamo? A chi possiamo rivolgerci, secondo voi? In famiglia si hanno un bel rapporto. La famiglia, anche qui, questo è un altro grosso sistema che sta dietro, accanto all'adolescente. Anche in questo caso ci può essere una famiglia supportiva, presente, attenta, ci può essere una famiglia che non è così. Ci possono essere quindi problemi che non si riescono a risolvere, ci possono essere problemi che nascono dentro la famiglia, ovviamente. Quindi a questo punto cosa resta? A chi altro Lo ci si sportello può d'ascolto a scuola? Esatto. Ci sono altri mezzi che passano attraverso delle istituzioni raggiungibili dai ragazzi, di cui lo psicologo scolastico è un buon esempio. E in effetti è un ottimo servizio. Ci sono alcune situazioni secondo me ancora particolari, ci sono scuole che hanno magari possibilità d'accesso limitata, ci sono ragazzi che non hanno voglia di far sapere ai loro compagni di classe banalmente che vanno allo sportello. Comunque c'è un sistema, mondo degli adulti, che può fornire. Non sono rare le occasioni di poter accedere a un aiuto specializzato, bypassando gli amici, bypassando la famiglia, bypassando il fatto di rivolgersi insieme alla famiglia a un servizio pubblico, ma c'è anche quest'altra possibilità. Ci possono essere dei servizi a scuola, ci possono essere altri adulti particolarmente significativi, eventualmente a cui rivolgersi. Il bello del centro Aria è che è nostro volere e secondo me è proprio così, essere presenti un po' in tutti questi tre sistemi, cioè far sapere alle scuole che ci siamo, far sapere alle famiglie che ci siamo, far sapere ai ragazzi che ci siamo. E effettivamente arrivano degli invii dagli amici,
alcuni ragazzi si rivolgono agli amici e gli amici gli propongono il centro aria, alcune scuole oramai ci conoscono e inviano i ragazzi al centro aria, alcune famiglie, non sapendo bene cosa fare, guardano su internet e magari ci scoprono e propongono di nuovo il centro aria. Ci sono anche ragazzi che magari si mettono su internet e ci trovano in questo modo, proprio da soli. E quindi secondo me la bellezza di questo servizio sta proprio in questo, cioè nel fatto che un ragazzo può arrivare accompagnato, può arrivare su consiglio dell'amico, dell'insegnante, dello psicologo scolastico, della famiglia, ma può arrivare anche da solo. E quindi il servizio è aperto proprio a ragazzi che altrimenti magari non saprebbero dove andare, con chi confrontarsi. Quello che facciamo sicuramente è offrire ascolto, uno spazio d'ascolto, e questa non è una cosa scontata, perché quando siamo di fronte a qualcuno a cui teniamo, in particolare che è in difficoltà, la prima cosa che vogliamo fare è aiutarlo, ovviamente, e questo a volte ci mette nella condizione di offrire subito un aiuto, di offrire subito un consiglio, di cercare subito delle strategie. Ogni tanto questo serve e funziona, ogni tanto c'è bisogno di fermarsi un attimo e quindi ritagliare questo spazio in cui stare nella difficoltà, nel malessere, nel disagio. Ci sono molti problemi, non vorrei dire tutti, però sicuramente molti problemi per i quali la risoluzione nasce proprio dalla capacità di fermarsi e stare un momento per capire che cos'è che sta succedendo, per capire questo malessere, questa sofferenza da dove arriva. L'incontro di oggi quindi si propone sicuramente di esplorare un po' questi 3-4 sistemi che interagiscono fra loro: il ragazzo, i suoi amici, i pari, la sua famiglia e tutti gli altri adulti, più o meno significativi, più o meno vicini o lontani, che interagiscono in ogni caso con lui. Sicuramente il filo conduttore di questi incontri che stiamo tenendo qui rispecchia la visione che ha il centro aria rispetto all'adolescenza. Sappiamo tutti che l'adolescenza è vista come un periodo di crisi, come un periodo di difficoltà, come un periodo fatto di conflitti. Il senso fondamentale di questi incontri è quello di rilanciare il fatto che l'adolescenza è un periodo di potenzialità, di risorse che escono in modo a volte caotico, difficile da comprendere, discontinuo, spiazzante, però è sicuramente un periodo di risorse, di potenzialità, e lavorare con i ragazzi è il modo migliore forse per rendersene conto. Vedere effettivamente, a volte basta davvero poco, basta proprio fermarsi e fare qualche ipotesi insieme, altre volte non è sufficiente, certo. Però una cosa che sicuramente ho avuto modo di vedere in quest'anno e negli anni precedenti, prima di Aria, è stato proprio questo, cioè che le risorse sono tante, la vitalità è tanta, la spinta, la carica, la motivazione è tanta e i cambiamenti sono all'ordine del giorno, e questo per un terapeuta è un fatto eccezionale. C'è una definizione, ce ne sono tante di definizioni di adolescenza, però ho trovato una definizione che mi piace, perché è anche un acronimo, insomma, che ha coniato uno psichiatra, Daniel Siegel, che effettivamente si scrive così, ve lo scrivo così, resta. Con questo acronimo, questo psichiatra si propone di
cercare di mettere a fuoco le caratteristiche del funzionamento mentale dei ragazzi, degli adolescenti. Sicuramente una cosa che possiamo notare nella mente di un adolescente è la ricerca, l'apertura alle novità. I ragazzi sono pronti a lanciarsi in nuove esperienze, sono alla ricerca di gratificazioni, sono aperti. Sicuramente questo individualmente e ancora di più se lo pensiamo sul gruppo di ragazzi può preoccuparci un po', perché ricercare esperienze, emozioni forti, gratificazioni effettivamente può comportare la ricerca di brivido, adrenalina, comportamenti che ci fanno un po' tremare. Però vuole anche dire essere aperti al cambiamento, essere alla ricerca, essere curiosi, a partire proprio da questa spinta che per le modificazioni cerebrali a cui va incontro il ragazzo si concretizza nella ricerca di novità. Da questa potenzialità qui poi nasce quella che successivamente sarà l'apertura, la flessibilità, la curiosità e via dicendo. La E, prima della N, sta per emozioni, emotività intensa. Sempre supportato da una differente attivazione a livello cerebrale, le emozioni sono più intense, più dirompenti, costituiscono una spinta, una pulsione, una passione, una carica che spinge a fare, a provare. Sono potenzialmente anche qui un po' più preoccupanti a volte, perché possiamo vedere sbalzi d'umore, possiamo vedere emozioni fuori controllo. Sono però una carica che dovrebbe, non è sempre facile portarsela dietro con la stessa intensità nel mondo adulto, però sono una carica ad agire. Oltretutto Antonio Damasio dice che le emozioni sono un marcatore somatico che ci dice che cosa sta succedendo, come quello che stiamo facendo, se ci piace, se non ci piace, se va bene, come ci fa sentire, ci danno delle informazioni rispetto a quello che stiamo facendo. La S sta per socialità e qui arriviamo di nuovo al mondo dei pari. Ce lo siamo detti tante volte, l'adolescenza comporta delle modificazioni corporee e comporta un distanziamento dalla famiglia, quindi sicuramente c'è un gigantesco investimento per quanto riguarda la socialità, le relazioni. Anche qui la possibilità, oltre che la capacità, di sperimentarsi in relazioni più o meno significative, più o meno cariche di significato, è un grande indicatore di benessere psicologico, questo lo possiamo capire facilmente tutti. Il rovescio della medaglia è che a volte all'interno di queste relazioni succedono cose che di nuovo ci fanno magari tremare, preoccupare. Non è sempre facile immaginare prima che cosa riusciranno a inventarsi un gruppo di adolescenti messi insieme. Si sa che quello che succede in un gruppo è sempre diverso, è sempre superiore rispetto alla somma dei singoli elementi. E infine c'è S, che sta per esplorazione creativa. Ci sono delle grosse modificazioni proprio a livello di funzionamento cerebrale. Come sappiamo, emerge il pensiero concettuale, il ragionamento astratto, si comincia a essere capaci di riflettere su se stessi. Questo può voler dire farsi domande su di sé, iniziare a farsi domande esistenziali con le relative inquietudini, ma vuole anche dire mettere le basi per tutte quelle capacità di lettura di sé, degli altri, costruzione del proprio senso di identità, costruzione delle capacità di ragionare su noi stessi. Questo un po' per dire che tutte queste potenzialità hanno un risvolto potenzialmente
preoccupante o critico, però sono tutte energie e movimenti che, se canalizzati nel modo giusto, se questa crisi viene fatta effettivamente fruttare, portano poi alla costruzione dell'essere umano adulto. Si spera conservando la loro forza e la loro vitalità. L'idea di oggi quindi è quella di provare a fare delle riflessioni su questi, alcuni di questi sistemi. Io ho pensato di dare una, di mettere un focus maggiore su il gruppo dei pari e anche di aggiungere qualche informazione in più rispetto a cosa succede proprio a livello cerebrale, che poi si manifesta in diversi processi mentali e che dà luogo a comportamenti, emozioni e reazioni. Con l'idea poi di concludere l'incontro allargandoci anche agli altri due sistemi, gli adulti e la famiglia. E quindi partiamo dai pari. Il gruppo. Faccio parlare un attimo voi. Se pensate al gruppo dei pari, pensando alla funzione che svolge per un ragazzo, che cosa vi viene in mente? È inutile che lo anticipi io, perché la maggior parte delle risposte un po', cioè, già le sappiamo. Non è che ci sia da svelare chissà cosa. Condivisione. Sì? Rivendicazioni. Cosa? Rivendicazioni? In che senso? Rivendicazioni. Ok, perfetto. Condivisione. Conflitto. Identificazione. Confronto. Sperimentazione. Sperimentazione. Cosa intende? Un gruppo, facendo parte del gruppo, si è accettati dal gruppo stesso, quindi accettazione. Lo metto qua vicino, ma perché mi viene da... da abbinarle. Se provate a calarvi, a ricordarvi, da adolescenti, secondo voi il gruppo che cosa rappresentava? Divertimento per me. Ah, bene. Ok. Anche protezione. Sì. Esperienze. Esperienze, ma non solo divertimento. Che parlate? Sì, il più in generale. Se provate a mettervi nella testa, magari lo siete anche, ma se provate a mettervi nella testa di un genitore con un figlio adolescente, il gruppo che cosa rappresenta? Che funzione può svolgere, cosa può rappresentare? Un'occasione di crescita, di maturazione. Una visione molto positiva, meno male. Crescita.
appunto. Faccio la battuta del diavolo, è un rischio. È un rischio. Il gruppo è un rischio. Confronto non c'è. Confronto, mi sembrava ci fosse qualcosa di simile, però sì. Boh, se poi ci viene in mente qualcos'altro, lo aggiungiamo. Effettivamente è difficile pensare di stupirvi con risposte straordinarie. Queste secondo me già rappresentano la maggior parte delle cose che può costituire un gruppo per un ragazzo. Forse... Forse avrei aggiunto ancora, ma qui è... magari qualcuno ce l'aveva in testa, anche la possibilità di avere un proprio status autonomo, no? Ci siamo detti prima, va bene, adolescenza vuol dire corpo che cambia e vuol dire spinta verso l'esterno, verso, per uscire dalla famiglia. Per, una volta usciti dalla famiglia, non, banalmente parlando, non abbiamo più lo stesso ruolo che avevamo prima, perché siamo fuori. E quindi sicuramente un'altra delle grosse funzioni che va ad assolvere il gruppo è quello di dare un ruolo, uno status a un ragazzo che magari ne sta cercando uno al di fuori. Cosa possiamo dire sui gruppi e sulla frequentazione del gruppo? Va bene, abbiamo detto prima, l'amicizia è sicuramente una relazione all'interno della quale ritrovare quei sistemi che già, se la famiglia funzionava abbastanza bene, funzionavano in famiglia, e quindi ricevere cura e magari per la prima volta, ma magari no, mettersi nella condizione di chi dispensa aiuto e cura. Sicuramente una grossa opportunità per iniziare a cooperare, questa è un'altra cosa che forse in famiglia magari a volte succede, però sicuramente all'interno di un'amicizia la cooperazione assume un ruolo più importante. Non abbiamo aggiunto parole come responsabilità, però effettivamente magari è proprio una cosa molto marginale. Ragionando un po' rispetto a quello che vedo lavorando con i ragazzi, se devo dire forse le due cose che mi sono saltate maggiormente all'occhio sono state, da un lato, molte difficoltà che riguardano questa sfera qui. Ad Aria offriamo dei percorsi individuali, ma offriamo anche la possibilità di confrontarsi in gruppo. Inizialmente l'avevamo immaginato come un gruppo tarato sulle relazioni, immaginandoci che sarebbero arrivate richieste riguardanti comunque il conflitto con la famiglia, chiedendo alle colleghe che stanno conducendo proprio in questo momento il gruppo, una delle domande più importanti è stata proprio la difficoltà ad inserirsi in un gruppo, comunque un senso un po' di isolamento, di difficoltà su questo versante, cosa che si può riscontrare anche parlando tu per tu con i ragazzi. Un'altra cosa che si nota un po' è una specie di senso di scollamento sempre maggiore rispetto al mondo degli adulti. Ci siamo detti prima, fondamentalmente un ragazzo si muove un po', a me viene sempre in mente l'immagine del biliardino, perdonatemi, però si muove fra questi tre sistemi, i pari, la famiglia e gli adulti.
Una cosa che si nota è proprio questa, questo scollamento sempre maggiore rispetto al mondo degli adulti. Uno dei capisaldi che dobbiamo tenere a mente è quella di favorire il più possibile ovviamente l'apertura, la comunicazione fra questi tre sistemi. Ho poi provato a fare delle ricerche per vedere la letteratura cosa ci dice, non ci dice delle cose troppo sorprendenti a mio giudizio. Effettivamente cosa succede quando i ragazzi iniziano a relazionarsi con altri? Se proprio vogliamo partire da molto tempo addietro, i legami d'amicizia partono quando sono bambini. Quando siamo molto piccoli di solito assistiamo a bambini che prima ancora di stringere un vero e proprio legame d'amicizia giocano in parallelo, magari sui due anni li possiamo vedere che si osservano ma non interagiscono veramente fra di loro. Verso i 3 anni vediamo che compaiono delle relazioni privilegiate, si comincia a essere un pochino più selettivi, a individuare proprio un amico di riferimento, uno o più amici di riferimento. Almeno nella parte della scuola, nella fascia d'età che riguarda la scuola materna e parte della scuola elementare, si comincia un po' a avere una maggiore esperienza a livello di gruppo. Man mano che i bambini crescono, cominciano a fare i conti con i fenomeni di inclusione, esclusione, popolarità, cominciano ad avere in testa proprio l'idea del gruppo. Quando ci avviciniamo all'adolescenza possiamo, se proprio vogliamo fare una distinzione che non ci dice un granché ma che rispecchia la realtà, possiamo fare una distinzione fra gruppi formali e gruppi informali, dove i gruppi formali sono quelli che in qualche modo rispecchiano una parte del mondo degli adulti o comunque qualcosa di costruito e pensato dagli adulti, e quindi ci sono i gruppi che nascono all'interno delle attività sportive, c'è il gruppo classe, ci possono essere gli scout, ci può essere il gruppo dell'oratorio. Un po' più avanti con l'età, non proprio in prima adolescenza, magari ci possono poi essere anche gruppi che rispecchiano interessi culturali, politici, ma che comunque hanno una specie di sovrastruttura, una cornice. C'è un contesto, c'è un obiettivo chiaro, ci troviamo per fare insieme delle cose. E magari ci sono anche degli adulti che facilitano o conducono il tutto. I gruppi spontanei sono un po' più interessanti, forse. Quello che a mio giudizio succede, ma ditemi anche voi che ho il sospetto siate in maggior parte insegnanti, è che vediamo i ragazzi giovani sui 11, 12, 13 che cominciano magari a trovarsi in piccoli gruppi. Nella piena adolescenza questi gruppi di solito diventano un pochino più grandi e più facilmente, si spera, diventano misti, cioè magari è più facile che i ragazzini più giovani si ritrovino fra membri dello stesso sesso, mentre invece nella piena adolescenza normalmente i gruppi sono misti. E cominciano a succedere delle cose appunto un po' più interessanti. Una cosa che tutti noi abbiamo avuto modo di notare è che tendenzialmente i gruppi sono abbastanza omogenei. I ragazzi un po' si cercano per somiglianza e rinforzano queste somiglianze. Quando li guardiamo dall'esterno, cosa fanno? Cosa fanno i ragazzi quando si ritrovano in gruppo? Chiacchierano. Sparlano. Sicuramente sì. Cazzeggiano, grazie per l'aiuto da casa. Sì, chattano. Quando non sono insieme chattano. Anche quando sono insieme. Anche quando sono insieme.
apparentemente non fanno, sembrano non fare un granché, parlano. Effettivamente è proprio questo. Che cosa fanno? Complotta. Complottano. La somma è maggiore. Sì, si dedicano a esperienze, come che sperimentazione, divertimento, ricerca di novità. Sì. Sicuramente parlano molto fra di loro, si raccontano, vivono la quotidianità e se la raccontano di continuo. Questo è quello che forma poi la coesione di un gruppo, lo stare continuamente insieme e il raccontarsi continuamente quello che facciamo, quello che ci succede. Non solo, iniziano anche ovviamente a assolvere a quelle funzioni che ci siamo detti noi, no? L'identificazione, ovvero io mi identifico con il mio gruppo, i membri del mio gruppo, per costruire una mia identità al di fuori della famiglia. E quindi iniziamo a stabilire, un po' perché ci siamo ritrovati per somiglianza, un po' perché man mano che le cose vanno avanti ci diciamo come la pensiamo e stabiliamo una specie di codice di comportamento, magari delle regole, ci diciamo qual è la nostra cultura, no? Quali sono i nostri interessi, quali cose vanno bene, quali cose vanno male. Si creano quindi delle regole, si creano dei ruoli. Anche qui si può un po' capire quali sono questi ruoli. Ci sono ruoli più centrali, i ruoli più di leadership, ci sono ruoli un pochino più marginali, di gregari. Ci sono dei ragazzi che a volte assolvono all'importante funzione di tenere coeso il gruppo. Quindi ci sono ragazzi magari mediatori, o più facilmente ragazze mediatrici, per esempio. Magari c'è anche il capro espiatorio, cioè la persona un po' alla quale buttiamo addosso tutte le cose che non vanno bene, che serve a mantenere unito il gruppo, no? Perché sennò, se non posso dare continuamente un po' la colpa a qualcuno, sarei costretto a minare la coesione del gruppo. Ci sono sicuramente delle differenze. Però effettivamente si lavora per massimizzare l'omogeneità e massimizzare la differenziazione rispetto a chi sta fuori. Possiamo farne tante altre di considerazioni sui gruppi, ci sono differenze, le ragazze ci sono, non ci sono, quali sono i compiti del leader, quali sono le cose che sono concesse a chi sta nella posizione più centrale. Ci sono insomma tante altre cose che volendo potremmo dirci sul gruppo. Di nuovo, non ho trovato cose così interessanti. Una cosa sicuramente interessante che ci siamo già detti prima è che il gruppo riveste un po' anche questa funzione di differenziarsi dal mondo degli adulti, oltre che dagli altri gruppi di ragazzi, e riveste un po' questa funzione qua di sperimentazione, di divertimento, di trasgressione. Ci capita di veder succedere delle cose insomma non troppo raccomandabili. Spesso nel gruppo vediamo che si massimizzano delle cose che succedono a livello individuale e che il gruppo esalta, esaspera. A me sembrava interessante proporvi di andare un pochino più dentro alcuni processi che succedono nel singolo ragazzo per valutare anche un po' i pregiudizi o le idee preconcette che noi abbiamo rispetto a certi atteggiamenti, a certi comportamenti. Come dicevamo prima, modificazione del corpo. Ok, modificazioni comparsa dei caratteri sessuali secondari, comparsa della dimensione della sessualità relazionale, ovviamente, perché
tendenzialmente una dimensione che compare prima. Ci sono però altre cose che cambiano. Una cosa molto importante, se stiamo qui a domandarci come si costruisce il senso di identità, è questo emergere del pensiero astratto, del pensiero concettuale. Ci sono altre modificazioni. Una cosa che ho trovato interessante è stato andare a guardare alcuni studi che spiegavano un po' che cosa succede al cervello in adolescenza. Una cosa che succede riguarda il sistema dopaminergico, la dopamina. Sappiamo cos'è. La dopamina serve in parte a controllare alcune funzioni motorie, e questo non ci dice un granché, e sicuramente è il neurotrasmettitore che veicola il piacere e motiva alla ricerca di una gratificazione. Ora, una cosa interessante è questa: in adolescenza questo sistema funziona molto di più, ma in un modo particolare. Questa sostanza a livello basale è un po' più bassa rispetto ad altre fasi di vita. Quindi ne abbiamo, quando siamo in pace, in calma, ce n'è un pochino di meno presente nel cervello. Questo per esempio può portare, può secondo me farci capire alcuni stati di apatia, di noia, di senso di vuoto, che poi spingono quindi alla ricerca di novità, gratificazioni e emozioni forti. Un'altra caratteristica è che questo sistema risponde molto di più a seguito di un'esperienza, ovvero mi sto annoiando, sono poco stimolato, poco motivato, vado alla ricerca di un comportamento piacevole. A seguito di questo comportamento piacevole, questo sistema risponde molto di più in questa fascia d'età. Anzi, anche all'interno del periodo dell'adolescenza c'è proprio un picco nella piena adolescenza. Questo vuol dire che i comportamenti piacevoli sono molto più premiati, sono molto più gratificanti e quindi sicuramente c'è un rinforzo, no? Perché se facciamo qualcosa di piacevole ed è particolarmente piacevole e poi dopo questa esperienza c'è ovviamente un fisiologico calo nella presenza di questo neurotrasmettitore, saremo portati a ricercarne ancora. Questo come si traduce a livello di comportamento? Sicuramente facilita moltissimo l'impulsività e quindi nella ricerca di questa gratificazione vado e mi butto a pesce. Va bene. Sicuramente rende anche i ragazzi più facilmente incastrabili in meccanismi di dipendenza, perché è proprio quello il sistema della gratificazione che veicola una dipendenza. Vado, faccio l'esperienza, ne sono gratificato, c'è un picco verso il basso, vado a ricercare nuovamente il comportamento piacevole, un circuito che si autoalimenta. E quindi anche questa possibilità c'è. Compare anche in adolescenza quello che viene definito il pensiero letterale, ovvero ci siamo detti tutte diciamo, le funzioni superiori che riguardano il pensiero astratto, la capacità di guardare a noi stessi, crescono. Però c'è anche quest'altra capacità di pensiero, che è il pensiero letterale, che porta i ragazzi a massimizzare, a vedere con maggior importanza i benefici di un'azione piuttosto che le possibilità di rischio. Ovvero,
se sollevo, ho 20 su 20 possibilità di sollevare questo tavolo, in 19 avrò successo e sarò la campionessa del mondo. C'è una possibilità su 20 però che io perda il mio mignolo, per dire. Ok, questo pensiero letterale e questa elevata attività dopaminergica porta i ragazzi a massimizzare, quelle, a vedere più che altro, molto di più quelle 19 possibilità su 20, piuttosto che fermarsi a considerare la ventesima. Fondamentalmente cosa comporta tutto questo in gruppo? Tutto questo sicuramente diventa preoccupante, no? Se lo rapportiamo all'esperienza di gruppo. Come mai però succedono queste cose secondo voi? Cioè, che senso ci sarebbe, no, nell'esporre gli esseri umani a questo periodo di rischio così? Cioè, che motivo c'è? La voglia di conoscere, non so. Sì, la voglia di conoscere, la voglia di staccarsi dal nucleo familiare ci porta a uscire. Una volta che usciamo, però, insomma, situazioni nuove, potenzialmente pericolose, potenzialmente spiazzanti, non sappiamo molto bene come comportarci di fronte a una situazione nuova. Il fatto che, per esempio, ci sia una maggiore impulsività serve proprio a questo, no? A rendere più facile l'azione nel momento in cui siamo lì lì per farla. Non stiamo tanto a pensare se dobbiamo farla oppure no, siamo molto più facilitati nel mettere in atto i nostri comportamenti. Questo a cosa serve in un'ottica evolutiva ma anche evoluzionistica? In un'ottica evolutiva serve a far sì che i ragazzi appunto si sperimentino con maggior facilità e questo li può preparare poi a farsi carico di responsabilità nuove, farsi carico di aprire la strada. A livello proprio di specie verrebbe da dire che una maggior propensione a cercare novità e ad agire di impulso amplia un po' la gamma dei comportamenti della specie. Io imparo dalla mia famiglia alcune cose, ma se tutti ripetessero quello che imparano nella propria famiglia non ci sarebbe nessun cambiamento, invece il mondo cambia. E questa maggior facilità ad agire serve anche a questo, ad ampliare la sperimentazione, la possibilità dei comportamenti. Fino a qui come vi trovate? Ha un senso quello che sto dicendo? Ha un interesse? Ci spostiamo su altre cose? No, lei prima ha toccato il discorso della difficoltà di inserirsi in un gruppo, ma che tipo di cause volete si possono identificare? Cioè, voglio dire, qui si configura, sì, il gruppo nella sua configurazione ordinaria, però in che modo poi, perché nascono questi problemi di inserimento? Cioè, c'è un qualche motivo legato alla società di oggi che rende più difficile inserimento in un gruppo rispetto a... Allora, sicuramente questo ci fa ritornare a bomba a quei tre sistemi di prima, ovvero il primo di questi sistemi all'interno del quale un bambino si muove è quello della famiglia, e proprio la famiglia a dirci banalmente chi siamo, chi sono gli altri, come funziona il mondo, che cosa ci possiamo aspettare. E quindi possiamo immaginarci che un ragazzo adolescente arrivi all'adolescenza con una visione di sé che può essere molto complessa, ovviamente, no? Può essere una visione di sé come capace, come incapace, come amabile, come non amabile, come forte, come debole e tutta una serie di altre cose apprese all'interno delle relazioni che fino a quel momento sono state importanti. Ci sono poi dei tratti temperamentali, insomma non possiamo mica dare sempre tutta la colpa alla famiglia, perché alcune caratteristiche ce le sono innate in qualche modo.
Come si verifica quindi l'inclusione o l'esclusione sociale? Affidarsi a qualcun altro è un po' un, al di fuori della famiglia, è un po' un atto di fede, che dipende in buona parte da cose come l'autostima, per esempio, il senso di autoefficacia, il senso di amabilità. Tanto più queste cose sono forti, tanto più sarò propenso a lanciarmi. Il successo in un gruppo, come lo, adesso parliamo di gruppo, poi è anche vero che non è, è sicuramente potenzialmente arricchente, ma non è l'unico modo per entrare in relazione. A volte sono più che sufficienti e vanno bene così delle relazioni più individualizzate. Il successo in un gruppo comunque lo ottengo sulla base di come mi propongo, e quindi queste cose che ci stiamo dicendo, su, oppure sulla base anche delle, di come mi comporto altrove, per esempio se sono capace a fare delle cose che sono socialmente ritenute importanti, se sono un bravo atleta, se so cantare bene, raro, ma se sono brava a scuola, magari solo in certi gruppi, ecco. E quindi un po' sulla base di queste due cose sicuramente possiamo andare a vedere, non a predire, però possiamo andare a darci delle spiegazioni rispetto al, a un possibile isolamento o esclusione addirittura. Ci sono a volte dei ragazzi che mettono in atto dei comportamenti che sono considerati spiacevoli dai loro compagni, cioè alcuni ragazzi vengono isolati, alcuni bambini, alcuni ragazzi vengono isolati perché sono aggressivi, per esempio, oppure perché sono troppo timidi. Queste anche possono essere delle caratteristiche che secondo me dipendono in parte dal temperamento di ciascuno, in parte dalle esperienze importanti precedenti a livello relazionale. Secondo me più o meno, se no rigiro la domanda. Io ti sento un'altra cosa che volevo dire, che ho visto tante, ci siamo espressi molto positivamente rispetto al gruppo, mentre sia come insegnante che come madre, tutta questa condivisione, solidarietà, sperimentazione, cioè non è che la vedo così tanto. E anche nelle classi c'è sempre molta conflittualità, molta, è molto difficile sì. trovare questa condivisione, solidarietà, anche perché sono appunto formati da una pluralità di individui che molto spesso hanno comunque retroterra differenti e sono ragazzi molto diversi tra loro, quindi trovo che ci sia sempre molta difficoltà nel riuscire a far diventare un gruppo coeso, ma mi viene in mente anche non so le quinte che magari sono state insieme 5 anni, comunque non è che sempre sono classi così dove c'è questa solidarietà, questo aiuto, la condivisione. No, infatti è molto difficile. Il gruppo classe oltretutto è un gruppo un po' a metà strada, nel senso che si possono creare delle reti amicali, però non è affatto detto, anzi può benissimo darsi che le amicizie più importanti siano al di fuori del gruppo classe. La fregatura è che è comunque un gruppo all'interno del quale io devo poi rimanere. Anche come madre di figlia femmina adolescente noto sempre delle grandi difficoltà a comunque rimanere in un gruppo, ci sono sempre le amiche, le dinamiche, sì. Non è così sempre facile. Ma sicuramente all'interno del gruppo, dicevamo prima, ci sono dei comportamenti relazionali che cominciano a maggior ragione con i pari.
Sicuramente una di queste dimensioni è proprio quella della conflittualità, ovvero della, anche della formazione di ranghi in qualche modo, no? E quindi all'interno di un gruppo a cosa può servire un conflitto? Sì? Quando è un conflitto positivo può servire a far scontrare due idee diverse e trovare, e come dire, cercare una soluzione che le superi entrambe. Il negativo tira su muri. Sì. E quindi c'è bisogno forse di andare a cercare un altro appoggio. Sì. Sicuramente se all'interno di un gruppo cosa dovrebbe esserci? Rispetto. Potendo rispetto. Sicuramente all'interno di un gruppo ci dovrebbe almeno essere un certo grado di cooperazione fra i membri. Ci potrebbe, dovrebbe essere qualcosa che ricorda ciò che abbiamo imparato in famiglia, cioè il dare aiuto agli altri e il ricevere aiuto quando siamo in difficoltà. Ci potrebbe, dovrebbe essere un certo grado di cooperazione e cameratismo, no? Che serve per raggiungere gli obiettivi di trasgressione, di divertimento, di qualunque altro tipo che abbiamo. Secondo me quando un conflitto è distruttivo per gli elementi, almeno degli elementi del gruppo, vuol dire che gli altri sistemi non erano abbastanza forti. In quel caso non lo so, dobbiamo intervenire, non dobbiamo intervenire, dobbiamo lasciare che vadano a cercare un altro gruppo. Cioè, quale può essere la funzione degli adulti? Io non so, provo, parlando dei gruppi classi, tendenzialmente sono gruppi in cui siamo costretti a stare, magari dovremmo essere altrove. Quindi arriva a un certo punto, bisogna mediare, quindi bisogna un po' cercare di ammortizzare questo sentimento di gruppo, forse provando prima a ragionare su una convivenza che magari può portare a un'ulteriore conoscenza dell'altro, magari vado a scoprire casualmente che in realtà in quel muro, in quella persona o in quel ragazzo con il quale ho conflitto c'è forse qualcosa che potrebbe o essermi utile, e a quel punto poi però devo continuare il percorso di mediazione e accompagnamento e provare a non essere proprio, o magari invece c'è qualcosa che mi può interessare, che mi era sfuggito, e forse posso un po' spezzare quella linea. È uno dei tentativi, forse. Funziona? Lo chiedo, perché mi interessa molto sapere. Sì, a volte no. Ad esempio, noi alle volte cerchiamo, vabbè, prima come insegnanti magari di fare dei gruppi di confronto con le classi, magari parlando con i ragazzi, cercando di farli creare dei confronti. Poi magari ci facciamo aiutare, tipo come dicevo abbiamo un gruppo di scooter o libera, fare dei gruppi specifici su delle classi particolarmente difficili, e poi appunto delle volte emerge che la situazione problematica deriva quasi sempre magari da delle difficoltà di alcuni singoli, e quindi vedendo la difficoltà nei compagni molto spesso si riesce a, però non sempre si risolvono i conflitti, anzi come diceva lei ovviamente sono gruppi fatti da persone comunque diverse, soggetti, e quindi delle volte è difficile proprio che i ragazzi vadano d'accordo. Sì, anche se a volte forse aiuta un po', anche se c'è una situazione di conflitto, magari fornire un obiettivo comune, che esula totalmente dalle proprie, è proprio un'altra cosa. Allora a quel punto dobbiamo per forza, anche se dopo possiamo discutere, però in quel momento dobbiamo arrivare lì. Per una gratificazione che può essere però di qualsiasi tipo, dipende da quello che stiamo facendo in quel momento e che tipologia di gruppo è, e quindi tutta una serie di altre cose. Sì. Sicuramente una delle cose che il gruppo fa è fare delle cose insieme.
Una grande funzione del mondo, del blocco, del sistema adulti è quello di, quando è aperto e quando funziona bene, quello di cercare di stimolare la progettualità del singolo o del gruppo, cercando sicuramente di far leva sulle cose che sappiamo poter essere in grado di motivare, no? E quindi per esempio quella ricerca di novità, quella ricerca di emozioni forti, quella ricerca di cose possono essere riproposte verso un obiettivo costruttivo, funzionale, di interesse dei ragazzi, cioè quella di muoversi, cercare di muoversi tutti in una direzione per uno scopo che non riguarda le relazioni, secondo me anche può essere un'altra strategia. Ma se tutte insieme, un giorno un passetto, perché poi dipende, magari abbiamo tante idee in mente, poi in quel momento arrivano chissà che cosa, quale lite, per chissà quale motivo, che noi non sapremo mai in quel momento, ma magari ci arriviamo dopo, e va tutto diversamente. Quindi avere più di una strategia può essere utile, salvavita, sì. Un'altra cosa che banalmente succede nei gruppi, come dicevamo, è quella di cercare di puntare, se non per forza sull'omogeneità, sul senso di appartenenza, cosa che spesso si può ottenere dandosi un obiettivo comune, e quindi il modo che dicevamo prima, piuttosto che massimizzando la differenza rispetto a qualcos'altro. Noi siamo quelli che fanno questo perché gli altri che fanno un'altra cosa sono da un'altra parte. Sicuramente è più complessa la situazione del gruppo classe, perché è un gruppo che non si è scelto, che si ritrova così. Nella vostra esperienza l'influenza dell'adulto viene accolta oppure no? È meglio, come dire, rivolgersi all'intero gruppo? È meglio agire nell'ombra? Che cosa avete già provato? Io non sono insegnante. Sono un educatore, lavoro sia a scuola che nel momento extrascolastico, e qui lancio un po'. Forse lo stesso gruppo, perché qualche raro caso in realtà il gruppo classe c'è, ed è anche lo stesso gruppo che poi si frequenta fuori, al di là degli impegni sportivi, poi comunque si ritrova. E paradossalmente per noi magari sì, invece è proprio fuori dal mondo scolastico che noi riusciamo a parlare molto di più, a ragionare insieme, lo facciamo anche a scuola, ma non è sempre facile. Anche perché tra noi adulti non c'è tutta questa comunicazione che in realtà pensiamo di avere, ma consapevolissima di questo. Non lo so. Quindi dice come corpo insegnante rispetto all'unica classe. Sì, tendiamo sempre a, ecco, magari a osservare i ragazzi, a vedere le dinamiche, eccetera, eccetera. E magari invece vederci noi al di fuori in azione in quel momento è sempre complicato. I ragazzi invece nel pomeriggio poi determinate cose ne parlano. Ovviamente ne parlano dei nostri comportamenti, delle nostre abitudini in classe, che ti fanno notare cose delle quali magari in quel momento non ti rendi neanche conto, però poi ripercorri la giornata e dici, hanno ragione. A questo indirettamente forse può anche unire, può esatto, creare solidarietà. Infatti poi alla fine molte cose vengono messe insieme tra noi, vengono uniti pezzi tra gli adulti semplicemente perché sono loro che mediano poi. Quindi è un ragionamento che forse in tante scuole si inizia a fare di periferia, quindi è buono, perché secondo me serve un po' a tutti. Ma parliamo di conflitti o di casi di isolamento? C'è qualcuno che viene, il problema è che c'è qualcuno che viene isolato per qualche motivo, oppure ci sono i singoli che discutono, che confliggono, oppure ci sono le coalizioni. Ci sono un po' di tutto. E a voi cos'è che attiva maggiormente?
sicuramente il singolo che viene magari escluso è importante per certi versi, però magari anche il gruppo che si coalizza o che fa magari delle cose strane anche preoccupa all'interno di una classe. Il gruppetto che magari... Ci sono a volte anche dei comportamenti, come dicevo prima, che possono rinforzare o meno lo scontro. Se andiamo a guardarle un po' più da vicino, a volte noi in prima persona, se ci troviamo dentro questa dinamica, magari possiamo fare lo sforzo di cercare di agire in modo differente, un po' perché un certo tipo di comportamento di solito ne richiama un altro speculare che mantiene questa relazione conflittuale o comunque disfunzionale. Altre volte è più difficile perché lo vediamo succedere fra i ragazzi e qui, si può cercare di agire dietro le quinte, però non è facile. Per esempio, è facile che ci siano comportamenti aggressivi, magari di fazioni, che vanno ad alimentarsi fra di loro, perché aggressività richiama aggressività, diventa proprio una questione di dominanza in qualche modo. Quando vengono rivolti verso di noi ce ne rendiamo conto perché fondamentalmente sono cose che tendono ad attivarci in quello stesso senso. Un ciclo di aggressività in qualche modo si può cercare di stoppare cercando di rimanere su un piano cooperativo. Dare suggerimenti di questo tipo a un ragazzo diventa mille volte più difficile. Altre volte ci rendiamo invece conto che i ragazzi isolati possono essere i primi, o comunque respinti, esclusi dal gruppo, possono essere i primi a mettere in atto questi comportamenti aggressivi, oppure esattamente il contrario, possono essere ragazzi che un po' perché ci sono stati messi, un po' perché magari arriva anche da loro, sono un po' le vittime designate, e di nuovo la vittima in qualche modo richiama il suo carnefice, legittima il fatto che ci si accanisca su di lei. Una cosa che noi possiamo sicuramente fare è provare a, anche in questo caso, provare a proporci al ragazzo sul piano della cooperazione, cercando di far, appunto, essendo comportamenti che si richiamano fra di loro, possiamo cercare di rivolgerci sul piano della cooperazione, cercando di tirare fuori la parte più cooperativa o più funzionale di questi ragazzi. Però non è facile se sono conflitti ai quali noi stiamo assistendo. Altre volte ha senso andare a vedere quali sono le figure che di spicco, che a maggior ragione incarnano questi conflitti. Sì. Domanda rispetto anche al quadro che abbiamo fatto dell'adolescenza e a quello che stiamo facendo adesso. Che cosa è cambiato e quali sono invece le costanti che rimangono? Perché abbiamo un po' descritto quello che è stata l'adolescenza per noi, o come noi da adulti guardiamo l'adolescenza, però mi domando quanto il contesto sociale e mediatico, io mi occupo di media education, influisca su tutto questo. Cioè l'adolescenza è sempre stata uguale, come ha introdotto prima, non ricordo come si chiama, oppure cambia in funzione dell'ambiente che oggettivamente è socialmente cambiato. Dunque, l'argomento media è complesso. Sicuramente è un altro campo in più all'interno del quale poi si verificano, si concretizzano, per esempio, azioni impulsive senza che esse vengano mediate prima da un pensiero un pochino più centrato sull'analisi delle cause, degli effetti soprattutto che le nostre azioni possono avere. Una cosa che sicuramente
Una cosa di cui sicuramente i ragazzi si sono resi conto, si sono resi conto di quanto poi effettivamente è reale quello che succede anche nei media, no? Rispetto a 10 anni fa? Sì, sì. Aspetta un attimo, ho perso il filo del discorso. E quindi anche qui ha sempre senso, secondo me, riprendere quando si verificano, adesso sto mischiando un po' i due interventi, però quando si verificano conflitti che partono da situazioni virtuali, ha senso cercare di riprenderle il più possibile nella vita reale, un po' perché il digitale non ha tutta la parte espressiva, non verbale, che specifica davvero l'intenzione. Un po' perché, come dire, è troppo facile dare sfogo a un'idea impulsiva su internet senza stare a analizzare le conseguenze. Se invece abbiamo occasione in qualche modo di riprendere quello che succede, ma questo vale un po' per tutti i comportamenti impulsivi, comunque se abbiamo modo di riprendere quello che è successo e di semplicemente provare a stare un po' nella motivazione, ma qual era il motivo, qual era l'emozione che ti ha fatto venire in mente di scrivere questa cosa qui, andiamo a favorire un processo che è sempre presente in adolescenza ma che tendenzialmente ha bisogno di un po' di tempo per essere messo in atto, che è quello di integrare le varie informazioni, no? Un'azione impulsiva è un'azione rapida che risponde a una carica emotiva di solito. Andare a riprendere un'esperienza di questo tipo vuol dire andare a dare un nome, dare una forma, dare una voce a quelle cose che sono successe in quella frazione di secondo. Questo vuol dire andare a lavorare sulla capacità di allargare quella finestra. Nel senso che se ho fatto qualcosa molto rapidamente e poi a posteriori riprendo la mia azione e cerco di guardare che cosa è successo così rapidamente, comincia a diventare non più solo un agire del tutto impulsivo, emozionale, ma cominciamo a utilizzare altre strutture corticali che sono quelle che riguardano le capacità di pensiero, di riflessione, e quindi sono poi strutture che vanno, come dire, a mediare la spinta emotiva che ci porta a agire d'impulso. Questo sì. Di domanda, quindi se l'adolescente è portato per natura ad agire in modo più impulsivo, tutto il mondo virtuale non fa che fornire uno strumento diabolico. Beh, se andiamo a guardare solo questo aspetto, sì, sicuramente. Infatti. E i ragazzi su questo secondo me sono anche molto competenti, cioè se interrogati i ragazzi sanno comunque fare una differenziazione fra gli amici online, gli amici reali, la differenza fra i vari tipi di relazione, però questo secondo me sì, apre proprio la strada ad agiti di questo tipo, sì, che poi si pagano anche a caro prezzo. Sì. C'era una mano? No, era un gesto di... Mi aggancio nel senso rispetto alle varie sperimentazioni. Paradossalmente lo strumento diabolico invece poi è proprio quello che funziona laddove ci troviamo totalmente... Oddio, come li riprendo? È quell'obiettivo che in realtà poi invece lega un po' i passaggi, le esperienze, i punti di vista con il quale poi invece si riesce a riprendere un po'. Quindi è assurdo, no? Nel senso, come forse gestito in tutta l'autonomia è diabolico, se riusciamo a... No, poi non voglio dire che l'uso dei media sia diabolico, però sicuramente... Assolutamente sì, secondo me sì. Poi invece, ripeto, proprio quel momento di espressione che a volte genera le maggiori catastrofi tra di loro, no? Perché ripeto, non hai guardato in quel momento come era il viso, tante cose che leggendo solamente non vengono in mente. Quindi poi invece lavorando proprio con quello strumento lì,
succede, a volte succede la magia. Ma se ho capito bene, intendi andare a puntare su qualche aspetto, come dire, su qualche valore positivo, nel senso sì. Utilizzare il mezzo per, che ne so, riproporre a tutti qualcosa che abbiamo fatto insieme, per riproporre sì, un'immagine, un senso di appartenenza del gruppo. Assolutamente, sì. Ed averlo anche rispetto, non solamente per fare, non lo so, io sempre perché magari mi capita di fare delle cose pomeridiane, può essere anche lo stesso andare tutti insieme nello stesso territorio, in giro, dove abitiamo, che non ci piace, eccetera, perché c'è un sacco di problemi e quant'altro. E secondo il nostro punto di vista fare delle foto, delle immagini su quelle che sono i nostri momenti, i nostri proprio cogli d'attimo del pomeriggio rispetto a dove passiamo i posti, perché noi lo vediamo così, e quella cosa lì montata può essere aggiunta in rete rispetto a chi ti dice che lì non c'è niente, o magari il link su qualche iniziativa che si sta facendo. Quindi con questo tipo invece di lavoro e di utilizzo, se si sperimenta insieme, è più facile che poi da soli integrino il lavoro, e allora la macchina comincia a funzionare più da un punto di vista, cioè sì, molto più positivamente rispetto invece alle comunicazioni più rapide, senza aver neanche un minimo ragionato su quello che realmente io posso fare con questo strumento, che ha una potenza che però sfruttano il minimo. Infatti poi, allora, giocando un po' su questo patto che non sapete nulla, eccetera, eccetera, allora un po' li metti in difficoltà, perché e sono pronti a provare. Quindi funziona tantissimo in realtà, anche le varie sperimentazioni, anche rispetto nel guardare una cosa insieme. Molto spesso sperimentiamo, ok, c'è un momento di panico, eccetera, eccetera, poi ovviamente l'adulto in un certo senso deve riprendere un po' la situazione in quel momento. Quindi dici, ok, adesso basta, adesso ci guardiamo quel pezzo di film, eccetera, eccetera, tutti insieme, così partiamo tutti dalla stessa situazione, tutti dalla stessa condizione, e ragioniamo. Su quel pezzo lì c'è un proprio pensiero, però abbiamo visto tutti la stessa cosa, quindi non c'è, io lo sapevo, io non lo sapevo, io ho studiato, io non ho studiato. L'abbiamo riguardato, rivisto, andate a cercarlo in questo momento in internet tutti insieme, quindi siamo tutti uguali, e da qui si riparte, perché ti fermi e poi devi ripartire però. Oltretutto rispetto a questo, sicuramente è un, essendo un canale anche con enormi potenzialità, risponde alla ricerca di novità, di stimoli, di emozioni forti, cioè va proprio a rispondere ad alcuni bisogni che ci siamo detti, va bene, sono fondamentali. Stavo anche pensando, a volte, oltre a essere un mezzo per tenere la coesione di un gruppo, può anche essere un modo diverso di entrare in relazione con l'adulto, nel senso che essendo un mezzo, adesso poi magari c'è qualcuno che è veramente super esperto e quindi magari no, però essendo solitamente un mezzo ben conosciuto dai ragazzi, diventa da un lato una possibilità nuova per mettersi in una forma cooperativa con l'adulto, dove stiamo facendo insieme questa cosa qui, se non addirittura per dare una responsabilità maggiore al ragazzo e metterlo nella posizione di chi istruisce sicuramente l'adulto. E oltretutto sono comunque modalità comunicative che li identificano molto, che giocano su quel senso di appartenenza, come dire, questa è roba nostra, adesso la condividiamo con te, e quindi ci mettiamo tutti sullo stesso piano, per non dire che io, che sono l'esperto, ti vengo incontro, che però è un'attività cooperativa anche in questo senso, perché io e te lavoriamo insieme per far sì che poi facciamo qualche altra cosa con questo mezzo che ti sto spiegando, no? E quindi sì, assolutamente non è da demonizzare. In alcuni casi è fortemente pericoloso, in altri casi è ovviamente una grande risorsa, certo. Stavo pensando a ancora alla domanda di prima rispetto a che cosa sta cambiando.
e al punto di partenza, che voleva essere anche il punto di arrivo un po' di questo incontro, ovvero le varie funzioni che questi sistemi, la famiglia, i pari e gli adulti devono, si auspica che vadano a giocare. Una cosa che ho un po' anticipato prima è questa sensazione di scollamento fra il mondo dei ragazzi e il mondo degli adulti, nel senso che la funzione del mondo degli adulti è sicuramente inteso come adulti significativi con i quali interagisco, adulti che hanno un ruolo, ma anche adulti come quello che diventerò, no? Il mondo al quale prima o poi apparterrò. Sicuramente una delle funzioni è quella di favorire il pensiero prospettico, lo sviluppo del ragazzo nella sua capacità di pensarsi in futuro come appartenente a quel mondo degli adulti. E quindi una grossa e importante funzione del mondo degli adulti è quello di cercare di sostenere la progettualità dei ragazzi. Da un lato, secondo me, ci sono difficoltà oggettive che spesso vanno a demoralizzare i ragazzi che arrivano dal mondo degli adulti, no? E quindi faccio fatica a pensarmi, a dare ascolto anche a te che magari sei un adulto che ha tutta l'intenzione di stare lì e darmi una mano, però faccio fatica a immaginarmi in quella dimensione perché è un po' sconfortante, perché ci sono delle difficoltà oggettive che sento continuamente riportarmi da parte degli adulti e che in qualche modo vanno a bruciare, a soffocare un po' quella progettualità che invece dovrebbe esserci. Allo stesso tempo, secondo me, c'è una grande difficoltà da parte degli adulti a stare in un rapporto che non è sempre piacevole con i ragazzi, nel senso che da un lato è giusto che ci sia un'identificazione con la propria età, con i propri pari, un senso di coesione a livello proprio di gruppo, ma anche di appartenenza a una generazione. Questo vuol dire che nel momento in cui mi relaziono col mondo degli adulti, magari ho bisogno, come ragazzo, da un lato di usare il mondo degli adulti come un modello, cioè gli adulti, da adulti si possono fare delle cose che adesso non posso, e quindi un punto a cui aspirare. Allo stesso tempo c'è anche un po' una differenziazione, no? Un rifiuto, perché spesso gli adulti vengono poi vissuti come deludenti, come limitanti, come controllanti. Secondo me un'altra cosa che succede sempre più frequentemente è la difficoltà ad accettare il fatto che come adulti siamo chiamati a stare in entrambe le posizioni, a stare dentro i circoli virtuosi ma anche dentro i circoli viziosi in qualche modo. C'è un po' meno interesse a dar modo a questa ambivalenza di realizzarsi. Però questo è un po' il mio punto di vista. Questo conflitto è presente? Sì. Che non era così in passato, secondo me? Sì, secondo me adesso è a maggior ragione evidente questo, sì. Cioè il modello dell'adulto è oggettivamente in crisi. Forse perché è in crisi proprio. Cioè, in crisi oggettivamente dal punto di vista economico. Forse, in parte forse perché è in crisi di suo, in parte anche perché non è facile capire su che piano stare. Nel senso che da un lato arriviamo da diversi decenni oramai nei quali ci siamo detti dopo la pedagogia nera adesso gli adulti devono essere aperti, attenti, supportivi,
Dall'altro però secondo me si sta verificando un po' una confusione di ruoli e quindi l'adulto è aperto ma a fare anche è pronto a fare anche cose che in realtà non dovrebbero. Adesso faccio un esempio che però esula dal contesto scolastico, cioè sempre di più i genitori pensano che essere aperti con i propri figli voglia dire raccontarsi un sacco di cose, alcune cose che riguardano l'individualità del genitore, che riguardano il rapporto di coppia, non sono, cioè riguardano magari i rapporti d'amicizia, sono informazioni che vanno condivise all'interno di rapporti d'amicizia e da questo punto di vista c'è sempre di più una maggior confusione, secondo me, questo sì. O inversione di ruolo, dove una volta sono io che ascolto te, la volta dopo sei tu che ascolti me. Poi per quanto riguarda la figura genitoriale, forse ce ne sono tante di cose da dire, a maggior ragione se facciamo proprio, se mettiamo vicino il mondo della scuola e il mondo della famiglia. Però anche nell'ambito scolastico, sicuramente è sempre i ruoli ben definiti è molto importante, sì. Perché comunque i ragazzi hanno bisogno di regole, hanno bisogno di poi, diciamo, si possono trovare dei canali diversi, dei modi, per esempio, di non, mi viene in mente le lezioni, magari non fare una lezione frontale, magari mi viene in mente la flipped class fatte con le piattaforme virtuali, si lavora insieme su dei progetti, cioè magari anche loro si sentono più legittimati. Sì, più gli autori loro stessi dei loro apprendimenti. Però ovviamente secondo me è sempre molto importante mantenere dei ruoli e delle differenziazioni. Sì, stavo pensando anche, vabbè, al di là del fatto che oramai i media rendono accessibile, molto più accessibile, la visione dell'adulto a 360 gradi, quindi l'adulto a volte nonostante la sua volontà, a volte invece proprio perché magari non ci pensa, si propone molto di più a 360 gradi, no? E quindi il professore che è amico dei suoi studenti su Facebook, piuttosto che è molto più facile anche per i ragazzi andare. Ma d'altra parte cosa vogliamo? Dobbiamo chiedere loro di non andare a cercare informazioni, fotografie, cose. È molto più facile avere accesso alle informazioni di una persona, è molto più facile per quella persona quando ha un ruolo confondere l'utilizzo di alcuni strumenti di questo tipo. E peraltro loro sono perfettamente consapevoli perché usano la parola stalkerare. Non è che non sanno quello che stanno facendo. Sì, sì, sì. Una cosa che ho notato che serve molto ai ragazzi è quello che noi proponiamo loro per il loro futuro. Loro secondo me sono molto spaventati perché hanno una visione del futuro abbastanza nera. Invece secondo me accompagnarli in un processo di passaggio dalla scuola a quello che sarà il loro futuro, offrendo loro delle possibilità concrete di tutti i tipi, che possono essere di continuazione allo studio oppure di possibilità di lavoro, secondo me è molto importante. Sì. Perché dà loro fiducia e loro hanno molto bisogno di sentirsi guidati in questo passaggio, perché tutto sommato io insegno alle superiori, comunque le superiori sono ancora un'isola felice dove loro sono... mentre sono molto spaventate all'idea del domani, di che cosa farò da grande, che cosa c'è dopo, che cosa... anche perché non nascondiamoci, molta crisi, molta difficoltà, però secondo me accompagnarli in questo passaggio è importante perché danno fiducia e secondo me ci sono tante possibilità comunque, sia per continuare gli studi, sia per... Quello secondo me, questo riflette un po' anche
Il fatto che come adulti a volte non abbiamo, riusciamo a fare i conti con noi stessi, con certe fatiche, certe disillusioni, con certe, proprio, certi ostacoli che vediamo nella realtà e non ci rendiamo conto che non... che riversare queste disillusioni, queste frustrazioni, queste preoccupazioni su dei ragazzi non è la stessa cosa che informarli, cioè perché dare delle informazioni in modo costruttivo vuol dire cercare di sostenere comunque una progettualità di altro tipo, vuol dire cercare eventualmente delle strade alternative, non vuol dire spaventarli e, come dire, prepararli a una delusione, perché se non siamo noi i primi a crederci sicuramente non vanno da nessuna parte, quello sì. Da una parte sono spaventati rispetto a quello che potrebbe essere il loro futuro. Io sono in scuola elementare e medie, quindi da un lato sono spaventati da quello che potrebbe essere il loro futuro, dall'altro quelli in realtà invece si sentono molto, a mio avviso, pensano che sia talmente così facile, che poi invece usciti dalle medie si rendono conto che non è così facile. Quindi da un lato hanno un po' la disillusione di quello che hanno in casa molto spesso, perché magari vedono, e poi invece vedono i calciatori, vedono i presentatori, vedono tutto quello che succede, e quindi fanno una netta distinzione tra, ok, quella è una roba che non mi porterà da nessuna parte, magari gli impegni, lavorare, cercare di arrivare a fine mese, eccetera, eccetera. Mentre invece seguendo quella strada lì non so come, perché poi nel momento in cui mi chiedi, vabbè, ok, quello è il tuo, ma come pensi di? Però puntando a quello, saltando tutti i passaggi che sono nel mezzo, e si riallaccia forse a quello che dicevi tu, perché penso, non solamente io, ma abbiamo io, i miei genitori, mi ricordo, non sputarci addosso le loro difficoltà, ma responsabilizzare me e mio fratello su quelle che potevano essere le dinamiche di vita familiare di tutti. Quindi comunque io ho la consapevolezza che bisogna impegnarsi sempre, comunque, ma anche per essere felici, ovviamente, mica per superare le difficoltà, per fare tutta una serie di cose. Forse ce l'avevamo già un po' più naturale. Quindi non lo so, io l'esperienza delle superiori un po'... diciamo, i ragazzi delle superiori, per quanto mi riguarda, collaborano con noi per una sorta di tutoraggio pomeriggio, proprio perché metterli in redazione forse aiuta i più piccoli anche un po' a guardarsi tra come potrebbero essere tra 2 o 3 anni, uscendo dal corso delle medie, tra parentesi, quando iniziano a capire come funziona sono arrivati in terza, è già finito, quindi c'è proprio uno sconvolgimento, perché secondo me invece dall'altro lato hanno una rapidità, hanno tutto in tasca, già sanno come fare, e lo dimostra il fatto che c'è un aumento della, insomma, in alcune situazioni abbiamo una dispersione scolastica che non è sempre derivante dal fatto che loro non hanno voglia. È perché è proprio una perdita di tempo, perché non mi serve a nulla, perché questo non mi porta a nulla, mentre invece fare... Però il discorso della prima influisce tantissimo. Sì, certo. È plausibile questo discorso. Assolutamente sì, non mi impegno. Perché tanto. Infatti, cioè, nascondere le cose, secondo me, piuttosto che invece dirmi che fa tutto male, che devo vedere, non è proprio... Bisogna proprio un attimo ragionare insieme, anche perché fanno parte di... Del quotidiano, sono cittadini del mondo, quindi faranno parte di tutto questo, e per non ritrovarsi con i sogni spanti, forse è il caso che possiamo fare dei ragionamenti, che possono essere di qualsiasi tipo, però intanto... Secondo me c'è una trappola di nuovo anche per noi, nel senso che un ragazzino giovane che dice ma io ho già tutto chiaro, ok, meglio così, insomma, per fortuna, però forse anche no, nel senso che è facile che questa sia una reazione difensiva, no? È facile che io, di fronte al caos, la confusione, prospettive incerte, incertezza su di me, sul mondo, su tutto, è facile ovviamente che mi difenda dicendo ok, fatto, ho risolto tutto, ho già deciso tutto, così non ci penso più, sto più tranquillo, e questo è, insomma, è una difesa base, no?
Allo stesso tempo, secondo me, è una difesa simile, magari non per forza in campo lavorativo, però, come dire, cercare di saltare questo momento di confusione e di proporsi subito già come adulti fatti e finiti in qualche modo, no? Prima ancora di essersi messi effettivamente in discussione con i propri pari, anche a livello personale, no? Cioè dirsi sono talmente maturo che con i miei coetanei non ho niente da spartire, mi relaziono con gli adulti. Non è questo ovviamente, no? Quello che c'è sotto. E secondo me la trappola per noi sta anche nel fatto che se per un ragazzo è difficile tollerare la confusione, l'incertezza, per noi, che questa strada l'abbiamo, quella strada l'abbiamo già percorsa, ma ci siamo ancora dentro e siamo ben consapevoli di tutte le difficoltà che ci possono essere, è un ulteriore sforzo, perché dobbiamo stare lì dentro insieme a loro per non indurli a trovare una risposta rapida, facile, che chiuda la questione, no? E per forza deve essere un processo faticoso, fatto per prove ed errori, però è faticoso anche per noi starci dentro. Soprattutto la consapevolezza che comunque crescere è frustrante, non è così cacca automatico che schiaccio un pulsante, sono grande. E questo loro non vogliono capire, ma anche spesso i genitori fanno fatica a capire questa cosa, quando uno parla magari come insegnante, che ovviamente a scuola vedi una parte diversa magari di quella che è. Sì. Però molto spesso c'è questa difficoltà a accettare che comunque la crescita comporta delle difficoltà. Sì. Delle frustrazioni, delle... Ma anche delle scoperte bellissime. Sì, cioè, adesso ci deprimiamo, tu, oh mio Dio, no. Ma non un po' per forza, però vanno messe anche le frustrazioni, però fanno è un pezzettino, per forza. Nessuno di noi ha un pezzettino. Anche la gestione della frustrazione, cioè arriva, però sempre avere gli strumenti, ci sono, è vero, però posso trovare sempre delle modalità di superamento. Sì, pensandola poi in questo modo diventa difficile anche per noi, no? Continuare a cioè, su questo punto secondo me è davvero importante credere che qualcosa che in apparenza è faticoso o in apparenza è rischioso o porterà, insomma, credere che qualcosa sia critico e quindi sia negativo lo rende effettivamente tale, no? Noi sicuramente dobbiamo cercare di fare lo sforzo di comportarci con un ragazzo non solo per con lui, non solo per com'è, ma per come sappiamo che potrebbe essere, no? Cioè, dobbiamo crederci noi nel momento in cui non ci credono loro, questo è sicuro. E forse dobbiamo anche, come dire, fare attenzione ad alcuni tipi di giudizi che possono nascere dalle nostre frustrazioni. Io ho scelto di proporvi alcune caratteristiche del funzionamento mentale come risorse, come possibilità di rischio, ma sicuramente come risorse, dicendo queste sono l'avvio di alcuni strumenti del funzionamento mentale che poi maturano e ci accompagnano nella vita adulta. Non è sempre facile però portarsi dietro queste cose qui, non è sempre facile conservare l'apertura al cambiamento, alla novità, non è sempre facile portare l'emotività intesa come carica, come vitalità, come passione.
È anche facile per noi, più facile quando ci rendiamo conto che siamo un po' più scarichi sotto alcuni di questi punti di vista, vederne solo la controparte negativa in qualche modo, no? Forse perché c'è anche un pochino di invidia dentro di noi rispetto ad alcune cose che magari in quel momento specifico di vita sentiamo che, non dico di aver perso, ma che sono un po' sottotono. Altre osservazioni o altre... Non so, abbiamo parlato molto poco di famiglia, è vero, ci siamo alla fin fine direzionati un po' come ci veniva più comodo. Abbiamo sicuramente parlato un pochino di gruppo, un pochino di adulti. Alcune cose, secondo me, importanti ce le siamo dette. Come sempre le cose importanti sono molto semplici e molto difficili poi da mettere in pratica. Però sì, il vedere qualcosa che è in potenza, laddove vederlo per come se ci fosse già, laddove è solo in potenza, non è facile, ma è un grande supporto ed è una delle cose principali che un adulto secondo me dovrebbe fare. Mantenere aperto un canale di comunicazione sempre sicuramente aiuta a stimolare la progettualità, aiuta anche a evitare che si verifichi una chiusura del ragazzo nel solo mondo dei ragazzi, perché a quel punto sì che se cominciano a venire meno, comincia a venire meno il sistema familiare perché magari funziona male, comincia a venire meno il mondo degli adulti perché è disilluso e stanco e non favorisce una progressiva responsabilizzazione o un pensiero anche di tipo progettuale, vocazionale, effettivamente resta poi solo il mondo dei ragazzi, resta poi solo un po' fine a se stesso in qualche modo. Va bene, allora io non so che ora si è fatta perché mi sono fatta dare un orologio e non l'ho guardato, ma vi ringrazio molto. Il prossimo incontro quindi è 30 novembre, quindi sarà il mercoledì sera dalle 18.30, quindi l'abbiamo ritardati di un'ora, 18.30-20.30, e sarà la sessualità, l'uso e consumo di giovani, lo sguardo dell'adulto. Se siete interessati, grazie. Grazie a voi. Grazie.